Questo numero, Innova Biomed, l'industria biomedicale italiana in mostra a Verona. Eurispes Dottor Google non convince, medico resta riferimento per italiani. Garantire il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, la ricetta degli esperti in Euromed. E ancora, superfarmaci e poi le nuove sfide di Gilead. ISDET, programma condiviso per promuovere il futuro della sanità digitale. Il vero o falso di questa settimana parla di glaucoma. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Materiali di ultima generazione, tecnologie mediche all'avanguardia e digital innovation. L'industria biomedicale italiana si mette in mostra alla Fiera di Verona per la prima edizione di Innova Biomed, una 2 giorni dedicata agli stakeholder del settore per condividere idee innovative. Abbiamo voluto inaugurare Innova Biomed quest'anno in un ambiente come la Fiera di Verona proprio per dar modo a tutte le forze e componenti di una filiera di produzione, anche quelle collaterali, di partecipare, e siamo certi che qualcosa di positivo e di costruttivo da questa riunione, chiamiamola così, e da questa soprattutto dimostrazione di materiali di un'Italia che produce c'è, perché l'Italia c'è veramente. Mettere a confronto la ricerca, quindi il futuro, dove sta andando la ricerca scientifica, quindi il futuro dell'assistenza sanitaria per i pazienti, con i produttori di dispositivi medici e con tutte le aziende che hanno delle innovazioni da proporre alla filiera produttiva. A Innova Biomed gli esperti della produzione di dispositivi medici si incontrano e confrontano per mantenere l'industria biomedicale italiana competitiva nel mondo. Un settore ad alto tasso di innovazione, con un mercato nazionale di 11 miliardi di euro, 4,9 miliardi di export, più di 3.800 imprese e 76.000 addetti. In Italia abbiamo dei grandi professionisti. Oggi sono disponibili anche i capitali che vengono sia dall'Europa, sia dallo Stato italiano, sia dalle regioni. Bisogna aiutare i ricercatori e le start-up ad accedere a questi fondi. Il progresso avviene attraverso la ricerca e l'innovazione avviene attraverso varie competenze. La possibilità di fare ricerca e di confrontarsi per affrontare i mercati diventa fondamentale. Ma la ricerca la si può fare se c'è l'industria. L'industria la si può fare, esiste se viene sostenuta. La manifestazione si è aperta con il convegno di Healthcare Revolution. Tra i temi affrontati, l'utilizzo di nanomedicina e nanotecnologie nella cura delle patologie e le nuove frontiere della ricerca aperte dalle spedizioni spaziali, con riferimento in particolare alla stampa 3D. Un'altra tecnologia nella quale noi stiamo puntando molto per missioni a lunga distanza, come ad esempio la conquista della Luna e poi la conquista di Marte, sono le stampanti 3D. Stampanti 3D per la costruzione di intanto protesi da impiantare, ma anche stampanti 3D per stampare cellule, cioè il bioprinting, che quindi potrà essere utilizzato nello spazio per stampare organi umani per missioni a lunga distanza. Sta arrivando un farmaco nuovo basato su nanoconcetti, un farmaco nuovo che si è dimostrato su animale in grado di curare completamente, per la prima volta nella storia, curare completamente le metastasi polmonari ed epatiche. Se pensiamo che queste sono la causa della grande maggioranza dei decessi oncologici, questo potrebbe veramente essere una grossa svolta. Il dottor Google non convince gli italiani che quando in ballo c'è la salute si mostrano tradizionalisti, preferendo il rapporto medico-paziente. Secondo il rapporto Eurispes Italia 2018, il 52,3% degli intervistati non ha mai consultato la rete riguardo ai propri disturbi. Il 41,6% lo ha fatto, ma in seguito si è recato dal medico. Solo il 6,1% ha consultato soltanto internet. Sono i giovanissimi, tra i 18 e 24 anni, a consultare maggiormente il web, seguiti dai 35-44 anni. I cibernauti saltuari sono soprattutto gli over 65, ben il 67,9% va su internet qualche volta.
Tra quanti cercano spesso informazioni, il 91,5% lo fa per capire i propri sintomi e quasi l'80% per capire quali sono le buone abitudini per la salute. Più è elevato il titolo di studio, infine, più è diffusa l'abitudine di cercare informazioni mediche sul web. L'87,5% tra i laureati e l'80,2% dei diplomati. Quale sarà il futuro del Servizio Sanitario Nazionale? Quali le nuove esigenze della popolazione in considerazione dei cambiamenti demografici, economici e sociali del nostro paese? Gli esperti dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli hanno cercato di dare una risposta a questi interrogativi in occasione del convegno Il sistema sanitario e la tutela della salute in Italia oggi e nella storia. Il problema del finanziamento statale esiste, quindi la prima attenzione al finanziamento statale, la seconda attenzione al sistema del Ministero della Salute e gli organi periferici di adeguamento dei setting assistenziali e dei LEA a questi nuovi bisogni, e la terza parte è il sistema produttivo delle prestazioni sanitarie che sia adeguato a questo e sia sempre più efficiente. Però c'è una cosa che comunque nessuno di noi deve dimenticare: il sistema sanitario garantisce un terzo della salute della popolazione. Più di un terzo è garantito dallo stile di vita, quindi ognuno di noi può essere l'artefice della sostenibilità del prossimo futuro. Partendo dalla storia dell'assistenza ospedaliera e del livello di tutela della salute nel nostro paese, il convegno ha preso in esame tutti gli aspetti di un sistema complesso e in continua evoluzione, che per continuare a essere sostenibile non può prescindere da investimenti nel campo della ricerca. Statistiche internazionali dicono che dove si fa buona ricerca e buona ricerca clinica, la durata della degenza media di un malato è più breve e soprattutto la degenza è più efficace, cioè il malato viene curato per davvero e non rimandato da Ponzio a Pilato aumentando i costi. Quindi buona ricerca significa anche buona assistenza e riduzione dei costi. Su questo tema sono ovviamente interessati a svilupparlo sia le facoltà mediche che gli IRCCS, una rete di 49 IRCCS gestiti dal Ministero della Salute, che attraverso le reti neuroscienze, cardiovascolare, oncologica, migliorano la qualità delle prestazioni a favore dei cittadini contenendo i costi. Buona ricerca internazionale significa competere con il mondo e avere cure efficaci per i cittadini. Superfarmaci antiepatite C e poi, dopo la rivoluzione dei nuovi antivirali, nel mirino di Gilead ci sono l'attacco al fegato grasso e le terapie cellulari anticancro, due delle sfide su cui si sta concentrando la multinazionale americana. Mentre affrontato il nodo costi, procede il programma di trattamento dei malati italiani di epatite C ed è in arrivo un nuovo farmaco per chi non ha risposto anche alle cure di ultima generazione. A tracciare un quadro è il general manager di Gilead Italia, Valentino Confalone, che parte dall'impegno contro la steatoepatite non alcolica. Per quei pazienti che avanzano verso stadi più gravi, stiamo studiando dei potenziali trattamenti che consentano di speriamo, curarli. I farmaci più avanzati sono in fase 2, stanno entrando in fase 3, che vuol dire che come tempi attesi evidentemente di autorizzazione da parte dell'EMA, parliamo probabilmente intorno agli anni 2020, quindi prossimi 3-4 anni. Parola d'ordine: innovazione trasformativa, principio che ha guidato per esempio l'avvento dei regimi anti-HIV a un'unica pillola, ma anche la svolta contro l'epatite C, che potrà completarsi con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, precisa Confalone. Vuol dire un'innovazione che cambi davvero potenzialmente il corso naturale di una malattia. Con l'acquisizione di Kite, Gilead è entrata nell'area delle cell therapy, delle terapie cellulari, che di nuovo possono danno la speranza di una cura per patologie come il linfoma non Hodgkin's, che oggi ha veramente un bisogno insoddisfatto fondamentale per i pazienti, e quindi di nuovo una trasformazione radicale. E la ricerca andrà avanti senza inversioni di marcia, assicura il manager, che al prossimo governo italiano chiede di garantire un contesto certo e decisioni rapide per favorire gli investimenti nel bel paese. L'investimento in ricerca e sviluppo di Gilead dello scorso anno è stato di oltre 5 miliardi di dollari ed è un impegno destinato a ulteriormente a confermarsi e a crescere nel futuro. Le grandi aree terapeutiche su cui stiamo sperimentando sono tutte destinate a continuare. Si accompagnano altri filoni nell'ambito dell'oncologia, quindi l'immuno-oncologia, le terapie geniche e poi l'area dell'infiammazione, che è l'altra nella quale Gilead sta anche investendo in maniera importante dal punto di vista di studi clinici.
Sostenere lo sviluppo e la diffusione della sanità digitale e della telemedicina, campi nei quali l'Italia soffre un ritardo di 12 anni rispetto agli altri paesi europei. È quanto ribadiscono gli esperti del mondo sanitario e delle istituzioni, riuniti al Ministero della Salute in occasione del convegno Sanità Digitale, dal commitment istituzionale e politico alla messa a sistema, gli obiettivi dei prossimi anni, promosso da AISDET. Siamo un po' in ritardo in quanto manca una piattaforma integrata di conoscenze, competenze e saperi condivisi dagli stakeholder, sia istituzionali che enti di ricerca che industrie, per condividere un processo lungo ma assolutamente indispensabile, una sanità che sta cambiando. Le nostre misure sono quelle di coinvolgere tutti gli stakeholder presenti oggi in un progetto di programmazione sulla sanità digitale che coinvolga in particolare le regioni del Sud Italia, perché il Sud Italia è fondamentale anche per l'avanzamento dell'intera nazione. Gli esperti hanno sottolineato come non sia più possibile eludere gli aspetti di integrazione generati dalle piattaforme digitali, le uniche che consentono il trasferimento dell'informazione sul paziente, il suo monitoraggio, anche a fini di prevenzione, e l'assistenza dal remoto. Investire, perché questo è un settore strategico per far funzionare meglio il nostro sistema salute, naturalmente non abbandonando gli aspetti della sanità tradizionale, il medico curante, tutto quello a cui siamo abituati, ma al tempo stesso dobbiamo mettere in campo risorse e misure per rendere più efficiente il nostro sistema sanitario. La strada verso il futuro è tracciata, dobbiamo ovviamente accelerare, perché in questo campo, se tra il pensiero e l'azione intercorre un tempo troppo lungo, ti ritrovi che tutti i software che hai comprato e tutta l'organizzazione che hai organizzato è fuori tempo, perché è stata già superata dal progresso tecnologico. Quindi serve velocità anche nel procurement, nel fare gli appalti, le gare per realizzare questo sistema. È vero che il glaucoma è la seconda causa di cecità nel mondo? Sì, è sicuramente tra le principali cause di cecità nel mondo e nel nostro paese. È vero che sono pochi gli italiani che soffrono di glaucoma? No, questo non è vero. Anche in Italia la malattia è presente, anche in Italia la malattia è sottostimata, ossia ci sono persone che non sono al corrente, non sanno di soffrire di questa malattia. È vero che il glaucoma colpisce di più gli uomini? Ma è una malattia che colpisce ugual misura entrambi i sessi. In alcune etnie è più frequente nel sesso femminile rispetto al sesso maschile, però entrambi i sessi ne sono colpiti. È vero che il glaucoma è una malattia genetica? Sono molti gli studi genetici in atto attualmente, sono stati individuati dei geni maggiormente espressi nei soggetti glaucomatosi, quindi c'è una predisposizione genetica della malattia, ma questo è ancora oggetto di studio. È vero che è semplice la diagnosi di glaucoma? La diagnosi di glaucoma è semplice se viene effettuata da un medico specialista, da un oculista che esegue una visita oculistica completa al paziente. È vero che il glaucoma può essere prevenuto? Il glaucoma può essere, direi, curato se viene diagnosticato soprattutto nelle fasi iniziali, quindi è molto importante che venga effettuata una diagnosi precoce della malattia. Il glaucoma porta inevitabilmente alla cecità? No, non porta inevitabilmente alla cecità. Il glaucoma è una malattia che può evolvere in maniera molto lenta e graduale e soprattutto che risponde ai trattamenti che vengono messi in atto, quindi non in tutti i casi assolutamente si arriva alla cecità, no. È vero che si può guarire dal glaucoma? Il glaucoma è una malattia cronica, ci sono delle forme di glaucoma che si arrestano, si limita, in generale è una malattia progressiva, è una malattia però che in molti pazienti risponde alla terapia, per questo è importante, lo ribadisco, la diagnosi precoce e l'inizio di una terapia specifica indicata dal medico oculista. Fanno paura le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul fenomeno delle gravi infezioni batteriche contro cui gli antibiotici non funzionano. I primi dati pubblicati parlano di 500.000 casi in 22 paesi, sia ad alto che a basso reddito. Si tratta del risultato del lavoro del nuovo sistema globale di sorveglianza antimicrobica dell'OMS. I batteri resistenti più comunemente riportati sono stati Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae.
seguiti da salmonella. Il sistema non include però i dati sulla resistenza del Mycobacterium tuberculosis, che causa la tubercolosi, dal momento che l'OMS lo monitora dal 1994 separatamente e fornisce aggiornamenti annuali nel rapporto globale sulla TBC, dunque le cifre potrebbero essere anche più alte. Curcuma, oro per il cervello. Secondo uno studio statunitense, l'uso quotidiano di questa spezia sarebbe in grado di aiutare la memoria degli adulti tra i 50 e i 90 anni che accusano piccole difficoltà a ricordare, ritardando persino lo sviluppo di demenza e malattie di Alzheimer. La spezia sarebbe anche in grado di migliorare l'umore. I risultati, secondo i ricercatori, sarebbero legati alle riconosciute capacità antinfiammatorie della curcuma anche a livello cerebrale. Più nello specifico, alla fine della sperimentazione su 40 volontari che hanno assunto un integratore da 90 mg di curcumina per 18 mesi, i test di memoria sono migliorati del 28% rispetto a quelli eseguiti all'inizio dello studio. Gli esami medici e strumentali, inoltre, hanno rilevato una ridotta formazione di placche beta-amiloidi, da tempo sotto accusa per lo sviluppo dell'Alzheimer. Anche l'umore dei volontari è risultato, a fine sperimentazione, più stabile. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@dncronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.